Bentornati ragazzi, eccoci in un nuovo tutorial dedicato a Kden Live. Vediamo insieme oggi come importare una clip video, un sottofondo musicale e andare a semplicemente a esportare la nostra clip. Quindi una volta aperto Kden Live, da questa iconcina andiamo a importare per prima cosa la nostra clip video. Quindi io andrò a recuperare il vecchio tutorial, configuriamo che del live, ok. Ora vado ad aggiungere al mio progetto il sottofondo musicale, ok, in formato MP3, e dopodiché vi consiglio sempre di fare file, salva con nome, e andare a salvare il progetto per l'eventualità che del live si blocchi. Quindi andiamo a scrivere prova e poi io vado a inserire sempre punto Kden Live, perché è l'estensione del progetto appunto di Kden Live. Essendo che lui non la mette, lo vado a scrivere io. Faccio salva, vado a inserire la mia clip video trascinandola nella timeline, e anche la clip audio stessa cosa, solo che la vado a mettere in audio 1. Come potete vedere, la mia traccia video è più lunga rispetto a quella audio, quindi non farò altro che andarla a copiare. Però prima, essendo che il volume risulta più alto rispetto alla mia voce, come potete sentire dall'anteprima qui, ecco, come avete sentito la musica è più alta rispetto al mio tono di voce. Quindi andrò a selezionare la traccia audio, poi da effetti, correzione audio, gain, andrò a impostare un valore pari al 5%, all'incirca in genere va bene. Faccio play per controllare. Va bene. Quindi una volta impostato il volume della traccia audio, potrò andare a fare tasto destro su di essa, copia e incolla. Faccio così perché Kden Live va a ripristinare l'effetto che io ho assegnato già alla prima traccia audio. Quindi non ritrascino la traccia audio dall'interno del progetto, perché l'andrebbe a prendere senza effetto audio, la dovrei andare a rimpostare ogni volta. Perfetto, io sto facendo tante copie fino a che, ecco, non arrivo alla fine della traccia video. Come vedete la mia musica risulta più lunga, quindi ora vediamo come risolvere. Facciamo zoom al massimo da questa levetta, perfetto, e andiamo fino alla fine della traccia video. Ecco qua, facciamo un click per portarci precisi alla fine, e dallo strumento taglio ci posizioniamo con le forbici all'incirca nel mezzo della linea e facciamo un click. Come potete vedere abbiamo tagliato la nostra clip, quindi facciamo un click su file che eccede e da tastiera diamo canci. Perfetto, ora siccome la nostra musica finisce ovviamente bruscamente, vado su effetti e stavolta andrò a scegliere dissolvenza, fade out, e vado a darlo alla traccia audio. Posso scegliere pure la durata dell'effetto, quindi in questo caso durerà 2 secondi, facciamo 500 e diamo invio, ok. Stessa cosa per la traccia video, solitamente vado a inserire anche da effetti dissolvenza fade to black, quindi una dissolvenza in uscita, e lo andiamo a dare. Come sempre mettiamo 5 secondi, poi tanto possiamo sempre verificare il tutto facendo play. Torniamo alla schermata adattata al progetto facendo clic su questa iconcina, come vedete adatta lo zoom al progetto, e vediamo l'insieme che va più che bene. Quindi una volta fatto questo vado a esportare il mio progetto facendo clic su export. Scelgo il titolo della mia clip, quindi in questo caso prova, e vado a impostare la qualità del video a 25 e dell'audio a 192. Queste due cose sono due procedure che vanno fatte sempre ogni qualvolta andate a esportare un file.
ovviamente audio 192 perché con OBS sto registrando a questa qualità audio, e vado a fare clic su esporta file. Lui inizierà la procedura e al termine andremo a trovare il file esattamente nella nostra home, nella cartella Caden Live. Come potete vedere, qua c'è il file in elaborazione e il relativo progetto per poterlo rimodificare. Bene, io vado a annullare questa esportazione e per questo tutorial è tutto. Nel prossimo tutorial vedremo come fare l'effetto video dentro video e applicare qualche altro effetto o anche dei titoli e via discorrendo. Vi ricordo che su YouTube trovate la playlist dedicata a Keden Live, come anche su Google Plus c'è una raccolta che si chiama appunto Keden Live. Io vi saluto e ci vediamo a un prossimo tutorial. Ciao!